so ancora esattamente, no, ho esattamente in mente il percorso che voglio fare, ma continuo a dire a tutti, e voi che avete lavorato con me lo sapete, che continuamente cambio. Scrivo dei dialoghi, così, allora cominciano a fare le fotocopie, niente perché? Perché domattina li cambio. E perché devono cambiare? Perché devono cambiare? Perché ogni giorno io capisco qualcosa in più. Allora non è che scrivo una sceneggiatura, dopodiché la impacchetto e dico direttore della fotografia, aiuto regista, fonico, eccetera, attori. Ecco, si fa questa cosa qui. Ha ragione Hitchcock, esci dal teatro, stai lì sotto una palma e ci arrangiano gli altri. Dice fatemi il copione e il mio... No, io quindi... ho bisogno di sentirmi libero. L'ingresso comunque è di là. Della chiesa? Sì, della chiesa. Ah, ma ragazzi. Che è uguale, questa comunque è di là. Sì, questa è la canonica. No, ragazzi, ostia. Ma di là si può entrare? Sì. Come è, qua? È uguale, è uguale. Ah, va bene, va bene. Mi sono già spaventato. No, l'unico il topo è il cancello, che non è elettronico come quello. È bello. È questo, signor Orbi? Bello, bello. Eccolo. Bello, adesso... No, useranno due, uno telescopico, vabbè, quello è per noi, e questo è quello lì. Sì. Ma è più bello questo. Sì, sì, molto più bello. Questo... Più, questi snodi. Sì, no? Sì, sì, ma questo si... Sì. E poi vengono fuori le zampe? Sì. Ruota. Una va lì. Una va qua. Una va là, come un ragno, si allunga di... E di là c'è lo spazio per entrare? Il portone, e poi, ecco, praticamente qui parte... E questo, siamo messi per così. Questo scoperto cos'è? Devono completare? No, è questa parte qua, signor Olmi, dove non abbiamo nessuna... Il portone comincia esatto, qua, eh? Sì. Il tratto di pavimento che da lì arriva là. Sì. Ma non lo vedi? E loro lo devono allungare ancora, perché quello lì è la strada. Praticamente noi abbiamo qua il ragno, noi lo vediamo che fa così. Un pezzetto là. Quindi lateralmente non c'è problema. Il problema è nella profondità. Thank you.
Lampedusa, la porta d'ingresso per l'Europa tanto agognata dai migranti. Un flusso di sbarchi che dal 2007 al 2008 è passato da 12.000 a 3.000 persone, di cui il 75% ha fatto richiesta di asilo e alla metà di loro è stata concessa la protezione internazionale, cosa che lascia fortemente in maniera tale che se dobbiamo cercare roba al volo, capito? Sì, noi abbiamo un disco. È un po' una qualità così, competenza di Malta, ma poi il porto più vicino si trova sempre ad essere Lampedusa. Chi li deve soccorrere? A questo punto la cosa più naturale è che dobbiamo pensare alla riduzione delle acque sale di Malta. Ah certo, guardare. Non c'è la disponibilità da parte di Malta di riconsiderare questo spazio. Spazio di soccorso marittimo per il quale ogni Stato riceve dei finanziamenti europei a seconda della sua ampiezza, che nel caso di Malta è di gran lunga più esteso. Da quel meccanismo creato dal governo lì. Certo che la mamma del bambino è proprio piccolina, eh? La mamma del bambino. Ah, sì, come altezza, sì. Certo così? Sì. Non da qui, da solo. Sì. Conferenza ONU sul razzismo. Prova a vedere. Dubito. Eccola qua. E lei è la portavoce del... Sì, sì, sono state con le fiori. Che hanno sottoscritto la convenzione. È anche una bella mamma. Non capisco perché l'ONU, questo qui, il coraggio, fa parte delle Nazioni Unite, non si pone il problema di occuparsi. Io preferisco. Io, matematica. Matematica. Ah, proprio. Quindi che lavoro vorresti fare? Vorrei fare l'americo. Il medico? Sì. Ah. Bisogna... Adesso tu farai la terza media, no? No, adesso devo andare a superiore. Superiore, prima superiore. Ah. Sono ritornato dietro una volta perché non capisci italiano. Ora appena venuto... Sì. Quindi adesso prima cosa imparare bene l'italiano. Sì. E poi fare il medico... Ti dirò che questa cosa, questa relazione tra la medicina sì. e la matematica è una giusta relazione, perché tutta la fisiologia è anche un fatto matematico. Allora, caro... Suleiman. Ma com'è il tuo nome di battesimo? Suleiman. 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 Allora, si pronuncia su, come francese, come francese, su, la su, U, su lei, sì. Io ho trovato una battuta per facilitare a tutti quanti come si pronuncia, fai così, su le mani. Allora, sono giamaicano. Bisogna mescolare le razze, sì. Che vengono dei bambini bellissimi. Eh beh, è una bella cosa. Lei invece di cosa ti occupi nello specifico? Io? Nella vita, sì. Nella vita? Sì. Innanzitutto mi occupo dei miei 80 anni. Che mi sembra già abbastanza una cosa buona. Poi, in più, sono caduto, mi sono fatto male una gamba, sono stato 70 giorni a letto, immobile. Mi spiace. Non ti dico che allegria. E in questi 70 giorni ho immaginato una storia. Ho scritto una sceneggiatura e adesso farò il film. Di cosa mi occupo? Di fare il film. Mi sembra molto chiaro. Quindi faccio il regista. Ok. Come ti ha detto che ti chiami di nome? Il mio nome? Ermanno Olmi, come gli alberi. Ok. Per esempio gli attori, molti attori, fanno gli attori perché sono timidi e fin dall'infanzia imparano a recitare spontaneamente per difendersi dalla timidezza. Per cui costruiscono un personaggio e ne provano diversi. Ma tutto inconsapevolmente. Quando, capisci inconsapevolmente? Sì, sì. Quando trovano che con un personaggio funziona, a quel punto per tutta la vita recitano.
a volte senza fare gli attori di professione, ma spesso facendo gli attori. Adesso prova a metterti in testa questa cosa. Come se tu fossi una musulmana. Va benissimo. Benissimo. Senti, allora, Prosper, noi, non so se mi capisce, porca miseria, mi capisci se parlo così? Sì. Bravo! Noi. Io no, ma lui sì. Noi vogliamo fare un bel film che dopo vedi in televisione. Sì. E allora tu vieni a fare il film con la tua mamma? Sì. Sì? Bravo. Adesso vedrai che va vicino a te, sta a vedere, guarda. Guarda, che lì stavi ascoltando io che ti parlavo. Adesso, guarda. Bello che sei! Guarda, hai visto? Che avevi le mani lì, è vero? Sì. Io sì. Ecco. Sì. Allora noi dobbiamo fare il film così. Dove sei il Prospero? Oh! Ti vedo. Tu mi vedi? Sì. Ah, ecco. Chi è? Così figlio. Chi è? Così. Bello, sei bellissimo. Così. Ah, devo battere io, sì, va. Sono... Belli. Il mago Bocù. Sai chi è il mago Bocù? Quello che fa ridere i bambini che non ne possono più? Posso. Ti piace molto la carta, eh? È vero? Andiamo. Veniamo ai personaggi che si muovono dentro questa chiesa. Ci sarà pure un parroco qua. Sì, e come no? Qualcuno, sì. Il pubblico che assiste. Allora, guarda, se no ti faccio l'elenco di quelli che hanno accettato il mio invito. Il parroco, che è un prete che ha la mia età. Ma no, non lo dico per proiezione di me stesso nel personaggio, perché è caduto così. Questo signore fa il parroco alla mia età. Poi c'è un sacrestano, poi c'è un medico ateo, e poi c'è, come dire, uno di questi volontari dell'ordine pubblico su cui stendo un velo pietoso. Poi ci sono degli sbandati, ecco, da dove arriva? Una massa di sbandati, che sono quelli che, come dire, non capendo, come tutti noi, quel che gli sta accadendo intorno, però reagiscono con una dose di genuinità, di, come dire, sincerità, che attraverso di loro comincio a capire qualcosa. La differenza con noi è che non abbiamo più l'ingenuità, nascondiamo quello che potrebbe essere, come dire, un motivo per rinnovarci, per correggerci. Io ho fatto tantissimi incontri con questi signori di pelle scura, di neri. Io, guarda, ti dirò che mi è parso di riassaporare la civiltà con queste persone, che nel nostro contesto sono considerati emarginati,
non tanto perché sono poveri, disperati, in canna, eccetera, ma come esseri inferiori. E anche questo è il segno della nostra stupidità totale, che non capisco. Non capisco. Quando loro hanno partito, è arrivato un grande vento. Allora la barca era la barca alla gomma, no? Il gomma. Allora è arrivato un brutto vento, allora loro sono arrivati al della Libia della benzina, e dopo non riescono ad andare, basta, voleva, come si dice, il vento rovesciare, come si dice, e la gommone, sì. Quando eravamo nel mare, a un certo punto, in una notte, la barca stava per affondare e noi ci siamo messi a urlare, a parte io che io ero sempre quella che pregavo. E poi siamo arrivati dei guardie costiere. E loro hanno detto dovete fermare perché se salgono altri la barca, come si dice, si rovesciano la metà, come hanno seduti così. Allora, come sono tutti spaventati, i maschi sono andati tutti per forza, sono saliti alla questa grande barca. Quando sono salita, anche io avevo molta paura di salire, mi hanno offerto da mangiare e da bere. Invece le altre erano quattro, come sono donne, l'altra incinta, l'altra con un bambino. Allora loro sono entrati in acqua. Allora il bambino, come era visto, quella che guidava la barca era un somalo, è entrato subito, allora è uscito il bambino. Invece quella cinta o quell'altra, come non lo sanno, anche non si può, con questo vento era notte, allora sono entrati le altre, tutti e due. E poi quando siamo scesi sulla terra, mi ricordo che c'erano i giornalisti che fotografavano di qua e di là e io non capivo quello che stava succedendo lì. Era Lampedusa, però siamo fermati in mare international. Quando siamo entrati proprio al mare d'Italiano, hanno partiti l'aereo a vedere i genti. Noi erano tutti seduti fuori, proprio le donne, eravamo seduti donne, le donne erano 10, 11 donne, le altre 200 erano maschi. Mi ricordo che ci hanno separati le femmine con le madri da una parte e i maschi dall'altra parte. Senti, Ermanno, dove vuoi stare? Vuoi stare qui o ti mettiamo dall'altra parte? Sei tu che guida le tappe. Ma no, è lui che deve... Dove ti è più congeniale? Dove si vede meglio, dove per te è più congeniale. Forse qua un po' di luce, dove c'è... Allora, stiamo qua, tanto va bene, ok. Ha la possibilità, perfetto, di riprendere un... Va bene, allora, non sono riuscito a trovare un paio di pantaloni. Okay. Non è molto sorpresa. Non ci sono aggiunte da fare. Ok, vabbè. E ci sono. Ecco, una rossa, bravo, così. Quella viola e quella, cioè, del, quella nera. Questa nera sono quelle del funerali. La nera va bene, non quella viola come... quella lì va la bene. Viola, aspetta, questa rossa, non so, sì, che periodo le tenevano, questa qui. Questa anche può starci.
quella lì chiara poi. Questo è un altro piviale. Ah, un piviale. Mettiamone uno semmai, ecco. Che arriva fino in fondo, vediamo. Va bene, sai. Allora. Vale, gira. Sì. Faccio io quando torno qui, no? È chiaro che poi ti arrivano come una pioggia i ricordi di quel che è stato. Eh beh, sì. No, quando... Sì, già, ma se sapevo così facevo venire Piero. Ma tu hai cominciato con lui? No, io ho cominciato qui da Tirelli come assistente di sartoria. Ah. Nei primi anni 70 e ho conosciuto... E tu dicevi quando sono venuto per l'albero degli zoccoli? No. Io c'ero qua quando comunque ci veniva Tonciosi, col Bosco Vecchio siamo venuti qua. No, certo, eravamo insieme. Eravamo insieme e abbiamo fatto i costumi qua, lui l'abbiamo vestito qua. Il mestiere delle armi? Il mestiere delle armi ha preso tanta roba qua, Francesca, sì, c'era tanto repertorio che avevo fatto poi io. Perché io ricordo, credo di averti conosciuto qui, credo, con la Franchina. Con la Franchina dell'albero degli zoccoli, sì. Era brava. Molto brava, ha fatto un ottimo lavoro. Non pensi che ci siamo conosciuti in forse qua? Forse qua, sì. Perché ricordo questo giovanotto che mi disse: mi presenta la Franchina. Ah, ma sai che so, allora ero io. Ecco, sì, 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 ecco. Siccome avevi una relazione per lei, sì, sì, sì. Tu mi presenta la Franchina. Sì, ero io allora, sì, sì. Allora, ecco. Non è che le tasche così sfondate, poi sempre... Senti, ho un po' di problemi per un avanzo di stoffa che ho trovato qua nei magazzini, ma... sembra un po' tanto corto, non so, non ci dà fastidio. Io sto leggendo il dottore Zivago. C'è una frase che è più o meno all'inizio del libro, in cui il dottor Zivago, non è ancora dottore, sta ancora seguendo i suoi studi, dice, c'è una parte in cui dice che ogni gregarismo, dice proprio questa frase, ogni gregarismo è rifugio della mediocrità. Cioè, una frase che mi ha colpito particolarmente, un po' perché la condivido e un po' perché ha detto qualcosa estremamente attuale, ha detto qualcosa che penso con poche parole sintetiche cariche di significato. C'è qualcosa che mi dice che non sei sicuro di te stesso. Ti sento fragile. Questo che dovresti fare, un personaggio che ha una carica notevole di, come dire, di fiducia nelle scelte di vita che fa, è convinto che la sua scelta sia quella giusta, è convinto delle sue idee, non ha dubbi. Tu hai un volto molto bello, particolare, ma molto bello. Ma ti manca questa forza. Io ti sento un po' fragile e non hai motivo per essere fragile.
perché stai bene di salute, sei un bel ragazzo, studi un ramo importante come la comunicazione, una disciplina di grande rilevanza. Hai tutti i motivi per essere un uomo di grande temperamento. Invece ti senti un po' fragile. Mi sbaglio? No, sicuramente no. Però cioè, l'unica cosa sulla quale conto sono le mie idee. Cioè, delle mie idee sono sicuro. È che quando magari ho a che fare con qualcosa che ritengo non essere... Ma va bene, le tue idee, sei sicuro? Delle mie idee sì, sono... E allora sei sicuro anche della frase di Pasternak? Sì. E sei sicuro, essendo una cosa importante, che stai comunicando una cosa importante, la stai comunicando. Per cui io ti ho messo quella frasetta davanti solo di pensiero. Adesso ti devo dire una cosa importante. Questo è solo pensiero. C'è una frase di Pasta, capito? Silenzio della notte e la tua convinzione. Hai detto prima, questa frase riassume un po' tanti discorsi che si fanno inutilmente. Questo Pasta con questa frase ha fatto una sublimazione straordinaria. Capisci tutto con questa frase. Capisci anche perché tu porti i capelli così. Perché sono? Sono particolari. No, ripeti la frase di Pasternak. Che ogni gregarismo è rifugio della mediocrità. L'aggregazione per gruppi. Ah, per gruppi. E questo cos'è? Non è quello? Sì. Quindi magari pronunci una frase come questa di Pasternak. Dopodiché vivi la contraddizione. È chiaro, adesso io sono stato un po' cattivo, ma è così. Questa è un'aggregazione. Vuol dire che siete deboli, per cui cercate l'aggregazione. Tu sei sicuramente intelligente. Devi avere questa capacità a utilizzare la convinzione come forza. Adesso ti siedi di fronte al mare e parli con te stesso. Va bene? Per non subire la presenza di qualcuno che capisco, io ho 80 anni e quindi divento pesante come un macigno, sono giovane di 24, eccolo là. Però tu, della tua forza, voglio dire che se io esprimo una forza valore 100 e tu, in proporzione agli anni, hai una forza valore 50, ma se tu esprimi al massimo la tua forza valore 50, è pari a quella di valore 100. E quando rinunci e stai sotto quel 50 che non va bene, dove lo metto? Quello, prendo, mettilo qui.
Buongiorno. Ma questo quanto pesa? Ah, pochissimo, sì, pochissimo. Pochissimo, perché? Qua c'è? 15 kg. Qua? Forse 18. Io non lo voglio nelle spine, non lo voglio così. Quello è? A caccia. Ma non vengono più lunghi? Più lunghi? Ci sono altri. Mandiamo uno scout in giro a cercare le spine. Così proprio, così? Così. Almeno. No, questo deve essere deve essere bagnato questo, eccolo qua. Mi viene così con la vite, così per farlo della vita, non da parte. Sì, sì, sì. Guardi, signorone, si fa così qua. Lunga così, certo, una più corta così, con calma poi lo fate. Discesa, capito? Questa gira poi, quindi ha una sua rotazione. Dopo che gli occhi qui sono troppo marcati, col pennello d'acqua li alleggeriamo questi occhi qui. Mm. Col sangue... No, lì non lo toccheremo. Forse un po'... Attenuato? Vado a prendere il colore del viso. No, quando arrivi qui scendi dritto. Ah, così e così. Esatto. Ma ancora. Ma non avvicinarti all'altro. Ecco, basta. Più che sufficiente. Vai. Va bene. Oggi il problema principale è avere il lavoro. Ma allora, adesso abbiamo parlato di parquet e di porte. Sì, abbiamo detto. Se il lavoro fosse, che so io, le patate. Ma io mi metto insieme altri due che sanno fare le patate, come fare, e si avvia un'attività. È tutto un casino. Ma perché? Perché le multinazionali cinesi che sono la stessa cosa, perché poi si mettono insieme, stanno comprando tutta la terra disponibile e anche quella non disponibile. Perché? Perché il problema alimentare sarà il problema dell'immediato futuro. Allora, è accertato che i prodotti alimentari industriali sono dannosissimi alla terra e all'uomo. Per cui noi andremo in cerca di qualcuno
che avrà l'orticello, dice vendimi un chilo di patate, porca miseria. Allora queste sono le idee, perché se tu hai le idee che si mettono in quel sistema mentale, le tue idee non contano un cazzo. Oggi qui è diventato tutto difficile, ma veramente difficile. Capisco, non è facile, non ti sto dicendo che è facile. Qua purtroppo succede che si lavora. In un mese si fanno 300 ore, 400 ore, il mese dopo, o i mesi successivi, stai così. Allora, i gelatai della Valcadorina erano contadini che non avevano neanche da lavorare in proprio. Andavano a fare i servizi da contadini. Lì si dispone di latte, uova, perché quello è il mondo contadino. Hanno cominciato a fare i gelati, sono andati in Germania, vanno in Germania 3 mesi, 4 mesi l'anno, tornano e vivono da ricchi tutto l'anno. Bisogna adattarsi oggi, allora ci si fa di più. È che non bisogna adattarsi. La regola dovrebbe essere quella, il guardo. Le vere rivoluzioni, io sono pittore. Sono No. Pittore non sono, però qualcosina non la so fare. Quelli che facevano le carrozze. Sì. Quando sono arrivati gli automobili, cosa hanno fatto? Io faccio le carrozze. E dice, peggio per te. Adesso si fa l'automobile. Ma che devi o nulla? È tutto. Come sta il maestro? Signorovi. Eccolo. Allora, ecco qui il profilo del mondo. Questo è perfetto. Quello fai. E poi facciamo. Qualcuno qui, anche quelli che si fermano magari a metà. Sì. Forse tu lo. Sì, certo. Qui può esserci il taglio. Esatto. Va bene. Allora, se voi lo fate in terra, lo si mette in mostra. In mostra, adesso lo facciamo. Se tu. Boom. Vai col dito. Vai avanti. No, ecco, se tu buchi lì, fai passare il filo da dietro. Allora, se è dietro, quando tu sollevi, prendi un po' la posizione così, capito? La differenza tra l'aggancio qui o addirittura l'aggancio qui. Esatto. Per vedere quanto pende. Quanto pende. Sottotitolo praticamente, no? Che titola Il villaggio di cartone e il sottotitolo è Diabasis. Ah. E uno dice, ma cosa vuol dire Diabasis? È questo che volevo chiedere, perché non tutti sono poi preparati, non tutti hanno studiato il greco, quindi magari... Certo. Allora, ecco, Diabasis è un termine che, guarda caso, non solo non si usa più, ma è sparito da tutte quei sussidi per aiutarti a trovare il significato delle parole, il vocabolario, quello che vuoi tu. Diabasis è letteralmente la parola che si fa atto. Quindi, quando un pensiero diventa parola e la parola diventa poi un atto per ciò che la parola esprime, questa è la diabasis. Allora, se io dico l'amore è un valore
sublime, ho espresso la mia opinione sull'amore. Ma se poi non faccio diventare l'amore sublime come ho dichiarato che è, questo non è la diagnosi. Allora, qualche volta non ha tanto importante il significato della parola nella sua, come dire, sintesi essenziale di funzione di questa parola. Ma non è tanto quello, è che troppo spesso, a volte, conosciamo benissimo il significato delle parole, eppure finiamo per tradirle, non le facciamo diventare atto. Quindi diabasis è contenuto anche nella frase di Camus. Dalla frase di Camus, sì, Camus ha, come dire, mutuato da questa parola il senso che la parola racchiude e dice: se vuoi cambiare il mondo, devi prima di tutto cominciare a cambiare te stesso nell'esempio. Quindi uno dice: voglio cambiare il mondo, comincio col cambiare me stesso. Ecco qua, e cambio, perché se non cambi sei un cialtrone. E questa è la diabasis. E questa è la diabasis. Giusto. Devo stare attento, mi ha stupito che sta piovendo. Mi piacerebbe sapere com'è oggi la situazione in Africa. Secondo me la situazione in Africa non è così bella, ma sta cambiando. Sta cambiando nel senso buono. Il livello di crescita dell'Africa è uno dei migliori al mondo. L'Africa sta andando avanti, ma piano piano. Uno diceva che andando piano c'è la sicurezza di non cadere. La gente in Africa inizia a essere consapevole del fatto che l'aiuto esterno non è solo questo che basta. Bisogna lavorare su se stesso, bisogna studiare, bisogna mandare la gente a scuola per poter ottenere un risultato domani. Credo sinceramente che il futuro del mondo, è una frase un po', sembra un po' troppo grande, ma il futuro del mondo sarà l'Africa, credo. Io vorrei confermarti che verrai a lavorare con noi se sei d'accordo. Sono d'accordissimo. A me piacerebbe imparare tante cose con voi e dare il meglio di me, perché già questi sono degli argomenti che a me piacciono. Tu che in questo ambito mi sento allora, molto meglio. Quante settimane faranno loro? Dunque loro sono intorno a 4-5 settimane, sì, sì, di lavoro. Sì. Tutti i giorni, vabbè, tu vivi a Bari, ma sarete assunti con un regolare contratto, tutto secondo la legge. Vabbè. Come sono elegante. Ti do fastidio questo? Invece della giacca, prova a mettergli una casacca. Sì. No, non so. Madonna, che tormento. Che tormento. Oh mamma mia. Oh, che tormento. La camicia, il colore mi sembra giusto, anche la materia è bella, questa se la... Le braghe ne ho provate anche un altro paio, se vuoi vederle, ma... Tu sei la vittima dei cretini, ti hanno picchiato. Ci sono questi nazisti che girano di merda. Senti, io farei un taglio? Un taglio, perché poi gli metteremo un cerotto qua, capito? Ah.
Proprio sulla espressione sua? Qui così, guarda, proprio come se gli avessero fatto già uno spregio così, no? Ah, okay. Quindi qui una ferita, capito? Che dopo il medico ti cura e quindi gli avrà messo qui un cerotto, capito? Perfetto. Bene, bene, bene. Sembra la pelle aperta. Il primo piano qui è efficace, eh? Il primissimo piano. Sì, sì, no, lo tiene bene questo. Adesso se vai fuori così ti ricoverano. Bene, bene, bene. Con tutto ciò che è legato alla legge sull'immigrazione, quando esce l'Italia, ritornare a volte non è facile, perché prima di uscire ti devi assicurare di avere un permesso di soggiorno in regola. Noi studenti abbiamo un permesso di soggiorno che è sempre un anno. Di nuovo questo anno devo rinnovare per avere un anno, l'anno prossimo un anno. Quindi a volte scade il permesso di soggiorno, non hai un altro, non hai nuovo, perché la questura hanno i loro tempi, sei senza permesso di soggiorno almeno durante 2-3 mesi. Quindi prima di fare un viaggio ci devi assicurare di avere un permesso di soggiorno in regola per poter andare e ritornare. Un sacco di piccoli parametri. Da quando sono in Italia non sono mai tornato. L'Italia è un bellissimo e grandissimo paese secondo me, ma i governi, il governo di prima non so com'era, ma il governo di adesso non ha capito una cosa fondamentale. L'immigrazione è un fenomeno, si definisce come un fenomeno, quindi è una cosa naturale. Loro non pensano a creare una politica di integrazione, ma pensano ancora a combattere l'immigrazione. Cinema che riprende la realtà, è il cinema che riprende l'evocazione della realtà, quindi l'andamento della film è una rappresentazione dove gli interpreti hanno una misura tale nel raccontare il personaggio che è quasi come se leggessero. Se devo dire la prima parte della battuta. If he has to tell the first part of the line. Se ti trattano da bestia. If they treat you like. Allora devi reagire da bestia. Questo è. You have to react. Allora, as beast. In una situazione di grande tensione drammatica. In a situation of a big dramatic tension. No, when everything is tense in the. Ecco, un attore americano farebbe. An American actor would do. Se ti considerano una bestia, devi reagire da bestia. E fai in te. Oppure in un altro modo. Ma or another c'è way, una. You know? But there's a qui tension. Noi diamo privilegio al pensiero. Here we are, you know. Per cui è. First, the thought. Se ti considerano una bestia, devi reagire da bestia.
You become an animal. Proprio con una... You become an animal. È il pensiero. It's the thought, the first thing. Io la penso prima, la battuta. I'm thinking before the line. La penso prima. But I'm trying to go, sì, if possible, to go as close to this. Sì, vuole andare vicino esattamente a questa cosa qua. But the translation is still... Ma per la traduzione, dice, ha bisogno di un attimo di capire se... Sì. I'm trying to eliminate acting. Vuole eliminare la recitazione. Almost. È quello. Sì. That's it. È quello. Sì. Il pensiero, the thought, il pensiero, dove lo leggi? Lo leggi dagli occhi di una persona. Where do you read the thoughts? From the eyes. In the wall of my mind. But ecco, I can read it. Io guardo i tuoi occhi, sì, e leggo il pensiero. I look at your eyes and I. Dopodiché, siccome dobbiamo anche in certi dirlo, allora hai questa cosa. Leggermente dritti, dice. Sì, dritti. Guido bene? Dritti. Leggermente dritti. Like this, not... Poi, senti un po', esatto. Senti un po', pensi che la parrucca la possiamo fare un po' imitando questa cosa? Certo, sì. Eh? Sei d'accordo? Sì. La parrucca, imitando un po' questa stempiatura. Sì, your hairline. Ah, ecco. Come colore è questo? Per qualche bianco in più? Ma se tu glieli mescoli i suoi? No, li va applicando sopra. Ah, ho capito. La cosa bella per questi attori che sono molto noti, no? È che quando arrivano a un certo punto, diciamo, del film, e lo spettatore dice: ma quello è Ruggero. Ah, me l'ha riconosciuto. E il director also. Those are pretty white, I think, no? They are white. Fine. Yes. Very nice. Va bene, ok. Sono un po' moderna. Ah sì, questa l'ho fatta apposta. Però... Secondo te un prete la metterebbe? Io con i pantaloni. Il prete con i pantaloni. Con la tonaca. Con la... No. Ecco. Con la tonaca. No, non sono per il prete, per lui, per. Per Rutger. Per Rutger. Sì. Ah, ma lui fa. Ho capito. Ma lui è più prete. È di un prete, sì, sì. Chiaro. Quello di qui? No, tutti e due uguali. Ah, sono tutti e due. Però la tonalità. No, diversi. No, maybe my eyes. Diverso. You get it off one eye. Abbiamo you, un budget and per you il sell film. It, we have the movie, the budget done. Well. Possiamo ordinare 100 comparse subito. We can have 100 people on set, you know, in a minute. Pronto. Allora? Ok. Quale mettiamo via, destra o sinistra? Prego. Arrivo subito, il tavolo di foto lo penso. Sì. Down. Up. Questa è la nuova? Sì, sono la sigla. C'è una... è inquietante. Sì. Un occhio scuro, un occhio scuro. You know? Sai che io non farei altro. Perché noi avremo dei primi piani così, eh sì, è naturale. The close-ups, the artificial one. Senti, e poi prendo un caffè.
Ecco lì quella congiunzione del baffo proprio riempila, bravo Giulio, bravo, là, perfetta. È bello, è bello. Con il gaffone. Leggiarlo un po'. Va bene così. Sì. Capito Alizia, non deve essere una silhouette, questa tonaca non è più come la chiesa, non è più in funzione e quindi è una tonaca solo per vestirsi, perché lui per una vita si è sempre infilato la tonaca, ecco. Deve soffiare, no? No. Dice allora esce un po'. Perfetto. Io ho permesso un apposto. Io ho provato tutto, sai? Ok. Va bene. Non deve andare oltre qui, anzi deve fermarsi qui. Va bene. Quindi fa vedere questo. Queste cose qui bisogna farne uno e poi se va bene farli tutti, perché se non va bene, certo, dobbiamo rifare tutta la... guarda che lavoro qua. Ci avete del vino vino? Sì. Va bene. Adesso attacca l'altra pagina lì. Ah. Non sporcarla, ecco. Adesso devi andare a prendere una birra, un bicchiere e una manciatina, un cucchiaio così, di sale fino. Ok. Guarda, boh, basta, basta. Okay. No, mescola. Adesso vedo anche, siccome bianco su bianco, probabilmente dovremmo colorare un pochino. Poi proviamo se mai mettere ancora più sale. Sì. Sì. Così vediamo quale è. Sì, 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 sì. Va, va. Sono le persone essenziali. Sì, infatti stiamo conoscendo. Io ho 80 anni, e allora diventando vecchio, tutte quelle che una volta erano così soltanto delle umoralità, adesso diventano delle esigenze. Una cosa di cui sento il bisogno è la calma, la chiarezza, poter parlare anche sottovoce. Invece gridano tutti, non so come mai. Meno male, perché a me quando mi urlano sto male poi. Senti, ma mi hanno detto che tu non hai mai fatto l'attrice. Mai, mai, mai. Mai, mai, mai. Per recitare ci sono, diciamo, due
scelte precise. Una è quella teatrale, vale a dire uno che si mette lì, interpreta il personaggio. L'altra è quella di corrispondere come personalità, come carattere al personaggio. E quindi tu devi agire non in nome di un personaggio, devi agire per conto tuo. Quindi agisci per te stessa, e questo non è più recitare, ma è simil vivere. Sì, sì. È chiaro il concetto? Sì, sì, chiarissimo. Ecco. Allora, se così è, qual è l'operazione che bisogna compiere? Quella di porci dentro a delle situazioni che magari non ti capitano nella vita, ma come se capitassero. Allora, il tuo nome è? Irima. Irima, come Irina, il nome russo. Ah. Però con la M. Bello. Ecco. Io, per esempio, do agli interpreti il nome del personaggio perché questo personaggio si chiama Magda Ha, che è in una lingua africana, corrisponde a Maddalena. Com'è? E perché corrisponde a Maddalena? Perché Maddalena non era una prostituta, nel senso, era, come dice Cristo, una donna che ha molto amato. Sai che non ho neanche voglia di farti il provino. Ma va. Allora che sono venuta. Perché? Perché sei proprio tu. Guarda che io mi sciolgo qua, Svengo, Sei proprio tu. Faccio una domanda privata. Ok. In questo momento sei innamorata di qualcuno? No. Allora. No, non raccontarmi le storie. No, no, non racconto niente. Dico solo, mi sono separata. È da poco che inizio a uscire, diciamo, da questo innamoramento. Bene. Questo è il fatto. Però al tempo stesso serve questa cosa perché? Perché tutto quello che noi siamo, siamo così perché ci sono accadute delle cose. E quindi hai provato questo senso anche, per esempio, di vuoto, di abbandono, quando non c'è più la persona a cui facciamo riferimento e ci sentiamo soli. Sì. E quindi in quel momento siamo anche un po' fragili. Bene. Quando vedi per strada una prostituta, cosa pensi? Ma io non giudico nessuno, ognuno fa quello che vuole. Poi diciamo che non condivido, però se, allora, dal punto di vista sociale dico mi vergogno, sì. Non per loro ma per chi ci va, io la prima cosa. Parlo da un punto di vista, come dire... Dal punto di vista... Morale, non moralistico, vale a dire... Dal punto di vista della pietas, ossia della pietà, che non è un senso di... Mi dispiace per loro, mi dispiace, però io so che ci sono in tante che lo fanno perché lo vogliono fare, e ci sono tante perché le fanno per necessità. Quelle che lo fanno per necessità, che si vedono costrette, quelle veramente mi fanno veramente pena, perché so che ci sono tante persone che, certo, tante donne che sono obbligate a fare quel lavoro, purtroppo non è una cosa bella. Se la vita, le circostanze della vita, ti avessero portata in maniera costrittiva ad essere prostituta, secondo te, questo è un fatto immaginativo, tu avresti conservato comunque una tua intima libertà e moralità? O se le persone non cambiano, se sono persone che hanno dignità e hanno,
come dire, la capacità di provare sentimenti, sì, qualsiasi cosa sono costretti a fare, anzi, semmai quelle qualità vengono accentuate. In genere chi invece incolpevolmente pratica comportamenti, diciamo, non dignitosi, in genere sono un po' stupidi. Se c'è la stupidità incolpevole, e quindi non può, anche in questo caso non li puoi giudicare male. Infatti. Perché è toccata loro questa sorte. Ecco, io ho bisogno di un personaggio così, dove fra tutti quelli che agiscono in questa storia, la più eroica, nel senso proprio di civiltà, di moralità, di generosità, di amore, sì, è l'ultima da cui ci si aspetta queste cose. C'è poi un detto famoso che dice: gli ultimi saranno i primi. È vero? Eh sì, penso proprio di sì. Ecco, adesso avrei solo voglia di cominciare a girare il film. Ti è capitato di piangere? Sì, anche non tanto tempo fa. Ti sei vergognata di piangere? Se piangi davanti agli altri ti vergogni? No. No, brava. Perché mi devo vergognare? Mica è una cosa brutta. Perfetto. Se uno piange perché c'è qualcosa dentro che ti spinge, perfetto, a piangere, perciò... Adesso ti chiedo una cosa. Te ne ho già chiesto tanto. Adesso mi guardi e io ti dico, non so, una frase come: ho deciso di fare così, con una certa arroganza. Sai quando un uomo è prepotente? Sì. Ecco, e dice a te: guarda, ho deciso di fare così. E tu, con grande forza interiore, mi devi dire: tu sei uno stronzo. Con questa forza, ossia quello che io ho deciso di fare è una schifezza, e tu mi devi dire con vigore: tu sei uno stronzo. Sei capace? Proviamo? Sì. Senti, Manna, è inutile discutere. Io ho deciso di fare così. Tu sei uno stronzo. Non ho mai avuto uno stronzo che mi rende così felice. Vedi che io sono troppo nervosa. Scusi. Bello, ecco, bellissimo, bellissimo. E questo già è... eccolo qua. Abbasso tutto, eccolo qua. Bello, 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 ecco. Sarà un gran bel lavoro il nostro. Ragazzi, noi andiamo avanti. Andiamo di là. Thank you.
visibili. Sì, sì. Facciamo poi una... E poi quando si illuminano diventa una cosa... Ecco, vedi, c'è l'idea dell'abbandono. Dell'abbandono. Queste mettiamole in modo che si vedano. Che si vedano, sì, sì, sì. Quindi... Oh, ma puoi lasciare... Sì, sì, sì. Allora, tira fuori i grandi. E poi li mettiamo come se dividessero i grandi dai piccoli. Dopo questo asciugando schiarisce un po'. Sì, no? Sì, 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 schiarisce, schiarisce, glielo. Qualcuno lo raddoppi. No, ecco, fai due o tre colpi. Sono lì, sono lì. Ancora, 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 ancora. Pure la sedia, signor Olmi. How was I like that when I was a child?
cosa aveva nel cuore. What I had in my heart, in my mind when I was a child. Oggi sono ancora quel bambino. Today I'm still that little baby who I'm not. E allora guardi gli altri. Then il popolo. The popolo of the other ones. La loro umanità. Their humanity. È l'umanità dei bambini. It's the humanity of the people. Onorare Dio attraverso il nome. Se no sei solo un impiegato del paradiso. Una freddezza da nazista. You have to be cold as a Nazi. Guarda, senza il minimo, la minima emozione. Any feeling. Ok. Davanti di noi c'è ancora molto strada. I giorni difficili. E senti che tutti gli altri sono tristi. Perché stanotte dovrete scappare tutti. Allora... giri la testa. Anche se non li vedi, è come se li vedessi tutti perché li conosci. Sì, sì, sì. E poi a te che dire? Quando sono arrivato qui? Ecco. Tanti anni fa. Non sapevo che cosa. Pensare che subito dovevo mettere da parte un po' di soldi. E invece non è così. Allora ho cominciato a vendere libri. Ma è difficile. Devo convincere la gente. Ciao! Fa niente, non importa, non importa. No, merci, Giorgiof, Ermano Olmi. Bon, ci xamé giñ xamanté ak yow ci diir bu gatt, ci diir bu ndaw. Mais xamé bu am solo tamit, xalé bu xamé bu nga xamné bon jangal nañu lu bari ci adina tay. Parce que ay xalé lañ sa kanam. Xalé tout dinañ sa kanam bon ci jëm ci waxtu wu ndaw jox nga ñu xam xam bu bari lool duñ def ludul de la gërëm de la sante de la bay ak yalla suñu borom mi nga gëm parce que yalla nga gëm mom nga bëgg walé né mom nga gëm yalla na yalla jappalé la jappalé sa njabot taxawul ci mbollem projet bu nga xam né yang koy taxawal jëm kanam film bi nga xamne dang ko def mu nek film bi mujj sa film yi yalla na la ci yalla may ndam bu adina bi yepp xam ci barke bayñas ci barke bayñas ci barke bayñas allahumma salli ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam e tutto quello che rimase di suo padre. Certo. Alhamdulillah. Io potrei fare una domanda del tipo, è questo il film che vuoi fare oggi? È questo il film che proprio ti spinge a raccontare questa storia? Allora, quando avevo molti meno anni, più o meno come te, mi ponevo queste domande. Adesso non me le pongo più. Perché? Proprio perché quando tu dici questo è il film che voglio fare, è perché avevi la sceneggiatura sigillata. Se io non ce l'ho sigillata, cosa me ne frega a me? Io vengo qui invece di fare poi la storia del porco, faccio la storia del gatto. Hai capito la libertà cos'è? È un foglio bianco la libertà, è un foglio bianco dove tu intingi la penna nel calamaio, così il tempo di pensare, come diceva Cè. E poi
poi comincio a scrivere. Dice, ma come, non devi scrivere una storia di mele? No, guarda, faccio una storia di gatti. E questo. Allora, ho 80 anni, ho diritto a un foglio bianco di libertà. A chi ancora riconosciamo un po' di questa grande opportunità che è un foglio bianco su cui scrivere delle cose? Ai bambini, pensa, prima che vadano all'asilo nido, perché hanno pochi mesi e già qualcuno gli dice come deve piangere o ridere o fare la popò. Abbiamo ucciso noi la nostra libertà.